Buon pomeriggio, bentornati sul canale del Barese Rosso Nero. Come sempre, ragazzi, iscrivetevi in tanti, campanella attivate, tutti i social in descrizione, compreso TikTok e Instagram, quindi dove troverete tutti gli aggiornamenti. Passiamo a Bari su Tirol, finalmente una vittoria, però non mi esalto, ragazzi, non mi esalto, soprattutto per l'atteggiamento, perché una squadra che, diciamo, è in superiorità numerica per tutta la partita. Io mi aspetto almeno la cattiveria di provare a metterla dentro, ma per un motivo o per un altro sembrava quasi che il Südtirol avesse l'uomo in più e noi l'uomo in meno. E tra l'altro va anche sottolineato che questi, con tutto il rispetto per il Südtirol, stanno in questo momento attuale peggio di noi. Cioè, come tu. Tu come fai? Come cazzo devi fare? Cioè, loro peggio di noi in questo momento ti hanno quasi surclassato sul piano, se non totalmente surclassato sul piano del gioco, per quasi l'interità della partita, fino a quando ovviamente poi tu hai fatto il gol del 2-1, quindi almeno lì c'è stata questa situazione di discesa, tra l'altro poi ne parliamo cronologicamente di tutto, però prima del gol il Südtirol stava tranquillamente facendo la partita e quasi rischiava di vincere con l'uomo in meno. Quindi questo è quello che mi fa incazzare, perché è proprio una questione psicologica di giocatori che non credono neanche in loro stessi, non credono nel valore. Io lo ripeterò sempre, questa stagione funziona così. Poi non lo so se magari si illumina San Nicola e tutti quanti i santi ci vengono a dare una mano, ma in questo momento ciò ma fa, c'è così a dire, cioè non dobbiamo manco credere in niente questa stagione. Quel che viene viene, e secondo me è una stagione di transizione per quello che sarà. Magari ci leviamo anche dei coglioni De Laurentiis, non lo so mai, però io lo dico perché sono uno di quelli che ringrazia De Laurentiis per il salto di categoria fino alla B, però in questo momento Tanahashi, le tue idee se ne sono andate a puttane. Perché tu mi fai una campagna acquisti totalmente di merda, disperata, che fa cagare anche a uno che comprerebbe le cose su FIFA. No, neanche così riuscirebbe a fare un mercato, cioè un mercato da shit. Vabbè, detto ciò, de non da chic, da shit, capite un po' da sbocco, capite un po' l'allusione. Allora, in tutto ciò, facciamo la cronostoria. Praticamente oggi debutto tra l'altro dell'allenatore, il nuovo allenatore che viene dalla primavera, da quello che ho capito, del Südtirol, dopo che Bisoli praticamente ha toppato con tutte le partite, anzi le ultime 5 principalmente, facendo un punto in 5 partite. Volevano oggi venire a San Nicola a fare questa gran partita, l'hanno fatta, soprattutto dopo l'ingresso di Vinetò, che è stato l'elemento in più, che ogni volta che gioca col Bari Vinetò diventa un mostro. Poi devo dire, tutti i nostri giocatori, diciamo, Sibilli, bene Sibilli, ma è sempre individualista, oh, ragazzi, non ce la fa, non ce la fa. Una volta è riuscito ad essere altruista, nel momento in cui però prima precede l'egoismo, perché ha tirato quando era super marcato, anziché vedere Moracchioli, ma poi quando ho visto il passaggio praticamente di Sibilli su Moracchioli, ha fatto un tiro che è arrivato alle stelle, ho detto allora forse ho capito perché non gliel'ha passato. Però detto ciò, Valerio di Cesare, ragazzi, perché Sibilli la sblocca su rigore, poi la pareggiano sicuramente in una maniera veramente vergognosa su un calcio d'angolo, Vigneto stesso appena entra dopo l'espulsione del loro uomo, Cuomo dovrebbe essere, quindi entra Vinetò, fa il mostro, fa il gol, un gol rivedibile, ragazzi, veramente molto rivedibile, e subito dopo, comunque sia, subito dopo, ce n'è voluta una bella fetta di partita, ci è voluta, siamo riusciti ad andare avanti, a credere un po' di più, e con questo gol, diciamo, Valerio di Cesare, veramente ce ne vorrebbero 11 Valerio di Cesare in campo. Io non ho altro da dire, però 11 Valerio di Cesare in campo, perché lui è il vero animo di questa Bari, non si può dire nient'altro. Capitano vero, si fa trovare sempre pronto a 40 anni, ragazzi. Potessero stare 20, 23 persone con la stessa voglia di Cesare, spaccherebbero il mondo in questo mondo. Quindi capiamo bene di cui stiamo parlando. Detto ciò, vi ringrazio per essere stati con me, iscrivetevi, like e ci vediamo stasera. Ciao!